Anche qui la casa di Maria. Senta, voi che state filando? Sempre da seta. Questo è il vostro capelli di scarto, vero? Scarto, sì. Proprio questa seta non è la Oh, scusi, è che sono rimasta un po'. Ho delle nozioni. Le lecce sono questi, tutti questi qui si chiamano lecce e ogni lecce all'interno ha un occhiello o una maglia che è questo. Quindi ogni lecce mi fa muovere un filo. I lecce sono collegati sotto a dei pedali, quindi attraverso questi pedali io posso muovere tutti questi fili qua. Quando ho finito con i lecce li faccio passare nel pettine che è questo, è formato da queste lamelle di bambù e poi posso... Dopo la preparazione posso cominciare a tessere, quindi quando schiaccio il pedale si alzano e si abbassano una serie di fili, si crea questo spazio, faccio passare la navetta che è questa, così. Poi quando cambio pedale i fili si scambiano, quelli che stavano sopra vanno sotto e viceversa in questo modo. Guardate che cosa passa lì. E quindi fa. Esatto, quindi il filo della trama rimane in mezzo, non esce più. Con il pettine compatto questo filo al tessuto che già ho, così. E faccio la stessa. Considerando che la torsione del filo prima dell'invenzione della macchina veniva fatta da una persona con le dita. Senza un po'. È stato considerato che una persona la fa funzionare, la faceva funzionare tutto il giorno. A quei tempi faceva il lavoro di 2-3 mila persone, quindi può essere considerata la prima macchina industriale costruita dall'uomo e parliamo di 1200. Quindi la rivoluzione industriale inizierà molto prima di quella che si vede. E questo meccanismo che fa sì che il filo con un giro della macchina dal rocchetto passi qua su all'asso e durante il giro si rigira su se stesso fino a 350 volte, in modo che si ritorce, diventa più resistente, si accorcia leggermente ma aumenta di spessore. Quindi è questo il filo che viene messo poi al telaio per poterlo tessere.